Vittoria convincente per il Ciriverghe che al Lugo Lusetti di Castiglione batte i padroni di casa 2-0. Per i gialloblu in gol Valotti su rigore e Gentili sui sviluppi di una punizione di Lauricella. I ragazzi di Croti si schierano con il 3-5-2 con Gallina tra i pali, Pizzoni, Albini e Gentili in difesa, Turlini, Brunelli, Rigamonti, Lauricella e Cestana a centrocampo, Valotti e Guccione le due punte. A differenza di quanto dice il risultato, al termine dei 90 minuti a partire forte è il Castiglione, che nel primo quarto d'ora domina il gioco e ci prova prima con Mangili e poi con Campagnari, ma in entrambe le occasioni Gallina è super a respingere. Da qui in poi il Cili prende in mano il pallino del gioco e fino all'ultimo non lo lascerà più. Al 31esimo Turlini in becca Valotti, il 10 da dentro l'area di rigore, manca incredibilmente la sfera. Il capitano del Ciriverghe ha però l'occasione per rifarsi quando Lauricella viene steso in area da Mambrini, che lascia i suoi in 10 uomini. Dal dischetto Valotti calcia perfettamente e sigla l'1-0 per gli ospiti. I ragazzi di Crotti non si fermano e poco prima della fine del primo tempo raddoppiano. Punizione con il contagolce di Lauricella che mette la palla sulla testa di Gentili. Il 6 anticipa, segna e fa 2-0. Nella seconda frazione sono ancora i gialloblu a partire forte sugli sviluppi di una ripartenza. Valotti, servito da Guccione, si trova tu per tu con segna e calcia incredibilmente a lato. Da qui in poi gli ospiti gestiscono concedendo poco e niente alla Castiglione, che ci prova solo con l'ex Pasotti che calcia a lato da buona posizione. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità e consegna i 3 punti al Ciriverghe, che tornerà in campo questo sabato a casa Cili alle ore 20:30 contro il Cazzago Bornato.